Sulle prime, gli uccelli indugiano ad allontanarsi dal bosco in cui hanno trascorso la notte in assoluta tranquillità. Ciò consente a Claudio e Giancarlo, che hanno già caricato le loro armi, di verificare il corretto funzionamento dei cimbelli e di far sgranchire i muscoli delle ali ai volantini prima di dare inizio alle ostilità vere e proprie. Stamani siamo a caccia nel centro della Maremma, nella piana dell'Albini. Questo capanno è 11 anni che ce l'abbiamo. Ci cacciamo una volta ogni tanto, 20-25 giorni, ora è un mese che non ci cacciavamo. Qualche giorno fa abbiamo cacciato alle nostre spalle con le aste, abbiamo fatto una bellissima cacciata, ci siamo divertiti e qui vedevamo che c'era un certo transito di colombacci. I capanni noi siamo abituati a farli riposare per un certo periodo, infatti nella riserva noi abbiamo due postazioni fisse, delle quali una è questa. In più abbiamo la possibilità di cacciare da terra, quindi non cacciamo sempre nello stesso posto e diamo la possibilità ai colombi di poter riposare sia nel dormitorio sia nel posto di pastura. Noi cacciamo soltanto nel punto di transito dei colombacci. Però hai visto quanto ce n'è? Come mai c'è questo ramo di annoio? Andiamo da noi! Quando gli uccelli cominciano a staccarsi dai dormitori singolarmente o in formazioni di varie dimensioni per puntare decisi verso le zone di pastura, la caccia entra nel vivo. Anche questo è un pacchettato. Fin dalle prime osservazioni del mattino salta all'occhio l'enorme consistenza di volatili in transito dalle limitrofe zone della Toscana, evidentemente ricche di ghiande e di altre pasture gradite ai colombaci. Da ciò si può facilmente dedurre come la presenza di colombaci nelle diverse aree del nostro paese sia direttamente proporzionale alla quantità di pastura per loro reperibile nell'arco dell'intera stagione autunno-inverno. Ok, si ripila là, eh. No, non viene più, questo si butta, va. Sto qui. Non lo mosciamo subito. No, ce ne 5, ce ne. Viene a destra però. Forse si rientra. C'è un bassi, eh? Ma c'è uno degnato di via. No, via. Bravo. Eccolo lui davanti. Oh, dire. Finalmente gli hai immortalato una padella, eh? Sì. Ci vuole anche quella, Piero. Sì.